Uomini e donne oggi, le parole di Angela dopo la non scelta. Ecco come ha reagito Angela Calloisi dopo la non scelta di Paolo Crivellin. Sembrava essere tutto pronto alla scelta di Paolo Crivellin, invece l'unico che doveva essere pronto ha dichiarato di essere indeciso. Il tronista di Uomini e Donne, nella puntata in cui avrebbe dovuto registrare la scelta, ha dichiarato di avere una piccola preferenza per una corteggiatrice, ma è da vedere fino a che punto. Una decisione intanto è stata presa, ha eliminato la corteggiatrice Giorgia e ha deciso di tenere solo Angela e Marianna, solo che le due ragazze hanno deciso di abbandonare il programma. La Calloisi ha preferito tornare a casa piuttosto che rispondere in modo negativo a fronte di un'ipotetica scelta. Sembra ormai avere le idee chiare l'ex corteggiatrice, sa quello che vuole ma soprattutto quello che non vuole. Già durante altre puntate la napoletana aveva dichiarato di non volere un uomo con atteggiamenti come quelli assunti da Paolo in alcune occasioni, ma dopo tanti mesi ne è ancora più convinta. Attraverso un post su Instagram, Angela conferma la sua presa di posizione nei confronti del tronista. Tu meriti qualcuno che sia totalmente ossessionato da te, recita il post pubblicato dall'ex corteggiatrice attraverso un Instagram story. In queste parole era chiuso tutto il percorso fatto a Uomini e Donne e quello che Angela ha sempre rimproverato a Paolo. Si tratta di un tronista tipico se vogliamo, molto sulle sue e molto razionale. Spesso è stato accusato di avere il potere di modellare le corteggiatrici a suo piacimento, facendo assumere atteggiamenti che piacciono a lui ma non a loro. Forse questo spiega la sua indecisione e la sua insicurezza nello scegliere, anche se non si può mai essere certi al 100%. Bisogna rischiare, così come ha fatto Sonia Lorenzini, ma non tutti sono disposti a farlo. La differente reazione di Giorgia Caldarulo. Giorgia Caldarulo è l'unica ad essere stata eliminata dal tronista, senza la sua volontà. Nessun messaggio sui social da parte sua, se non un incoraggiamento a se stessa. Dopo la fine dell'ultima registrazione, sotto un suo selfie, ha scritto, "Perché tanto per me ogni giorno è sempre un grande giorno", quasi a voler dire che la sua vita continua anche senza Paolo Crivellin.